Esempio per come si impegna, per quello che dà in campo, e quando uno ha questi valori è scontato che quando giochi fai benissimo per la squadra. È un punto di riferimento per tutti i ragazzini, lo prendere come esempio. Sono contento e orgoglioso, ma non è, lo sapevo che andava finito. Bene, grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao. Si può fare una critica a Mosconi? Due pure. Ogni volta che Mosconi cambia, poi si vince. Quindi che vuol dire che all'inizio si sbaglia la formazione? No, quando valutate le condizioni fisiche dei ragazzi, che se Valim lo facevo giocare dall'inizio, sicuramente dopo non c'avevo un ragazzo che entrava che ci poteva cambiare passo in quella posizione. Purtroppo oggi è una partita di cuore, oggi non abbiamo giocato bene il primo tempo, ma oggi era troppo fondamentale, è come se avessi 6 punti, eravamo in piena emergenza, senza sotto quota, e i ragazzi sono stati eccezionali. Questo campionato, questa vittoria peserà come un macigno. Il fallo però ha messo sotto la Samp diverso tempo. La Samp oggi stava in difficoltà, la Samp oggi sapevamo che non eravamo noi, oggi dobbiamo fare qualcosa di diverso con quello che abbiamo fatto, il cuore. Oggi ha fatto vincere il cuore, la determinazione di questi ragazzi. L'urlo della Cusa è stato eccezionale, li ringrazio. Oggi su questa difficoltà abbiamo fatto la nostra partita e vi assicuro non era facile giocare con sottoquota in più in mezzo al campo, non è facile per come eravamo abituati noi. Noi siamo abituati a giocare a memoria, però lo spartito lo riprenderemo subito con 3 punti sul gruppone. Tanti grammi a fine partita. Partita dispendiosa. Ragazzi, partita dispendiosa, partita difficile, non era per niente facile. Sì, certo che Valim risolvesse la partita, perché è un ragazzo eccezionale, è un punto di riferimento per tutti, perché un ragazzo non è stato mai preso in considerazione, ma perché c'aveva acciacchi fisici, lui si allenava come era sempre in testa al gruppo. Era scontato che oggi lui facesse bene, volevo fare giocare dall'inizio, ma dopo ho pensato che forse era una freccia da il secondo tempo, perché Ubaldi non c'aveva il cambio passo che c'aveva lui, e sono orgoglioso di allenarlo. La vendetta di Coppa Italia è consumata. È la vendetta che questo, noi se facciamo bene quest'anno saltiamo 2 categorie e ogni vittoria sono 6 punti. Pensiamo soltanto a quello. Moneti e Pucci oggi molto soddisfatti. Ringrazio. Che nel calcio contano i punti, noi stiamo facendo, nella storia della Samp dopo 4 partite non ha fatto mai questi punti, in media inglese più 2, ma io non sono un amante delle statistiche, però quando devo dire qualcosa lo dico. Grazie. Grazie a voi.